Benvenuti. Oggi comincia un nuovo ciclo di 3 documentari di produzione inglese sui Normanni. Detto così sembra tutto facile, perché tutti abbiamo sentito parlare dei Normanni, del grande regno normanno nell'Italia meridionale. Ancora adesso, a Palermo, il palazzo dell'Assemblea regionale siciliana si chiama Palazzo dei Normanni. Però i Normanni sono un popolo strano, che nel corso del Medioevo ha cambiato identità e lingua diverse volte, con una capacità di adattamento e con un gusto dell'avventura che li hanno resi unici nel mondo medievale. I Normanni in origine vengono dalla Scandinavia, dal nord. Normanno vuol dire quello, uomo del nord. Per chi abitava nell'Italia medievale, la Scandinavia era un posto lontanissimo, leggendario, sperduto fra i ghiacci, abitato da mostri. Però in realtà gli archeologi ci dicono che invece la Scandinavia e il Baltico nel Medioevo non erano poi posti così fuori dal mondo. Anzi, era piuttosto un luogo di incontro, di scambio fra l'Oriente e l'Occidente. E quindi gli abitanti della Scandinavia erano trafficanti, commerciavano. Venivano in Occidente a portare le loro merci. Pellicce, l'ambra del Baltico, schiavi che bisognava andare a prendere molto lontano, perché nell'Europa cristiana era stato proibito ridurre in schiavitù i cristiani. Dunque gli scandinavi commerciano, sono grandi navigatori, grandi marinai, e però a un certo punto cominciano anche a scoprire che c'è un altro modo di arricchirsi quando si va per mare in paesi lontani, il saccheggio. E anzi, il saccheggio rende di più del commercio. Gli scandinavi diventano quelli che noi conosciamo come i vichinghi, i predatori con l'elmo cornuto, anche se poi a dir la verità gli archeologi, che sembrano farlo apposta a distruggere tutte le nostre illusioni, di elmi cornuti non ne hanno mai trovato uno e tendono a dire che probabilmente non sono mai esistiti, sono un'invenzione romantica. In ogni caso i vichinghi si acquistano subito una fama di estrema crudeltà. C'è uno dei loro racconti, una saga nordica, che parla di un tale, un vichingo appunto, che gli amici soprannominavano quello che ama i bambini. Perché una volta durante una scorreria si era rifiutato di infilzare i neonati sulle lance gettandoli in aria come facevano tutti gli altri. I Normanni si espandono, conquistano, colonizzano nuovi territori con la violenza. In Inghilterra ne arrivano così tanti che cambiano la composizione etnica del paese e anche la lingua. Nell'inglese moderno ci sono parole di origine scandinava, anche parole molto importanti come la parola legge, law. E poi altri normanni vanno a colonizzare la Francia del Nord, quella che infatti noi chiamiamo ancora oggi Normandia. I normanni d'Inghilterra diventano inglesi, i normanni di Normandia diventano francesi e poi a un certo punto fra questi due popoli che hanno la stessa origine nasce una contesa mortale. È l'anno 1066. Nell'aprile del 1066 compare in cielo una cometa. Noi lo sappiamo, è la cometa di Halley e non c'è niente di strano. Loro non lo sapevano. E loro si dicono che la comparsa di quella cometa, di quel prodigio in cielo, non promette niente di buono per l'anno 1066. Buona visione. Nulla sarebbe stato più come un tempo. Nulla poteva essere più come un tempo. Il 1066 rimane la data più celebre nella storia inglese. Gli eventi di quel giorno e le vicende che li hanno preceduti sono narrati dall'Arazzo di Bayeux. Si tratta di un incomparabile esempio di propaganda. Ma per i vincitori del 1066, la storia non si conclude qui. Una nuova forza militare ha fatto irruzione nello scenario europeo. Ci saranno altre brillanti campagne militari, altre gloriose conquiste. Questo popolo influenzerà profondamente la storia d'Europa. Eppure la parte più sconcertante della sua storia è il modo in cui svanisce da tutte le terre conquistate.
Quella di Hastings è stata una lunga battaglia, una delle più lunghe battaglie di tutti i tempi. La battaglia del 1066 fu accolta con un moto di orrore in tutta Europa, perché fu una vera carneficina. In gran parte gli esponenti dell'aristocrazia e delle famiglie nobili inglesi furono massacrati oppure furono imprigionati e giustiziati. Guglielmo era un generale esperto, sapeva essere cauto e ardito in egual misura. Credo sia sintomatico del personaggio. La propaganda degli invasori descriveva l'Inghilterra come un paese arretrato e conservatore, una terra dominata dalla cultura anglosassone, dove si veneravano santi che nessuno conosceva nel resto d'Europa, dove gli edifici sembravano primitivi e via dicendo. Quindi si consideravano i civilizzatori dell'Inghilterra, che era ritenuto un paese del terzo mondo. Il leggendario Carlo Magno era morto. L'impero carolingio su cui aveva regnato si stava disintegrando. E con la disgregazione dell'impero, l'Europa era precipitata nel caos. Dal momento che nessuno era considerato all'altezza del grande sovrano, il suo vasto vecchio impero fu ripartito tra i suoi tre nipoti. Il regno d'Occidente era guidato dal cosiddetto re di Francia, ma le terre sotto il suo controllo erano ben poca cosa. Eppure era il re di Francia, signore di tutte le dinastie emerse all'epoca. Soprattutto oltralpe il feudalesimo si stava consolidando. Ai suoi vertici c'era il sovrano. Oltre un millennio più tardi, a Caernarfon, veniva rappresentata una tipica cerimonia feudale. Io, Carlo, principe di Galles, divento tuo vassallo per la vita. E ti prometto di esserti sempre devoto, fedele e sincero, e sono pronto a vivere e a morire contro ogni sorta di nemico. Per la gioia di tutti, ad eccezione di pochi manifestanti, veniva riproposto un antico rituale. Il principe faceva al suo sovrano un giuramento solenne di lealtà e di sostegno militare. Nell'Europa medioevale questi giuramenti avevano un valore. La monarchia era investita di un potere straordinario, semidivino. La terra era un dono di Dio. Sulla sua terra, per quanto limitata, il re di Francia rappresentava l'autorità suprema. Per i popoli pagani del nord, queste convenzioni non significavano nulla. La Scandinavia, la patria dei Normanni. Per secoli queste bande di guerrieri avevano razziato le coste dell'Europa settentrionale e occidentale. Erano uomini di mare, navigatori esperti, nemici temibili. In un'Europa decimata, nessuno poteva resistergli efficacemente. Che il Signore possa preservarci dall'ira dei vichinghi, recitava una nota preghiera. I monasteri erano particolarmente vulnerabili. In balia del mare aperto, Mont Saint-Michel subiva continue razzie. Ma anche nell'interno, Jumièges, nei pressi di Rouen, veniva puntualmente preso di mira. Alla fine i monaci raccolsero i pochi tesori superstiti e lasciarono quello che un tempo era un glorioso monastero all'abbandono e al degrado.
Il primo invasore di queste terre era stato il condottiero norvegese Rollone. Un vero gigante, temerario e alquanto crudele. È universalmente considerato il vero e proprio padre del popolo normanno. Quando arrivò alle porte di Parigi, il re di Francia non poté ignorarlo. Opporsi con la forza era escluso e così nel 911 veniva siglato un semplice accordo. Rollone e i suoi seguaci avrebbero avuto le terre della Normandia, a condizione di difenderle da altri possibili invasori. In cambio, il leader scandinavo avrebbe riconosciuto il re come suo signore, facendo il consueto giuramento di fedeltà nei suoi confronti. Non solo. Il pagano Rollone avrebbe dovuto convertirsi al cristianesimo. I normanni acconsentirono. E con una cerimonia solenne nella cattedrale di Rouen, il capo vichingo veniva battezzato e accolto nella nuova fede. Rollone festeggiò il battesimo alla sua maniera, massacrando qualche centinaio di prigionieri. Dopo la sua morte, i suoi resti furono interrati nella cattedrale di Rouen. Fu celebrato come il padre fondatore dello straordinario popolo, la cui storia era appena cominciata. Rollone e i suoi discendenti erano pessimi cristiani, ma buoni servitori della Chiesa. Si misero subito al lavoro per restaurare i monasteri, che diventarono ancora più maestosi di prima. Ben presto San Michele, l'angelo armato di spada, divenne il loro santo patrono. Per la ricostruzione del monastero a lui dedicato, i normanni non lesinarono impegno né risorse. Ma come spesso accade nella storia normanna, dietro queste manifestazioni di buona volontà si nascondevano motivazioni politiche. Col tempo, Rollone, suo figlio e suo nipote hanno cominciato a restituire le terre che erano state sottratte ai monasteri. E così facendo, la dinastia di Rollone di fatto riuscì a guadagnarsi le simpatie della Chiesa. Strinse con Roma una vera e propria alleanza. Naturalmente questo era essenziale, perché gli abati e i vescovi provenivano dall'aristocrazia indigena e fu solo grazie all'aiuto dell'aristocrazia che alla fine Rollone riuscì a imporre la propria autorità. Dunque l'appoggio della Chiesa era essenziale. Le opere dei cronisti normanni sono dominate da due temi: la beneficenza verso la Chiesa e le guerre. Potrebbe sembrare contraddittorio, ma per la mentalità normanna era assolutamente normale. Sin dalle loro origini scandinave, questi uomini andavano orgogliosi delle loro gesta militari. Investire grandi somme nelle armi più aggiornate, come le cotte di maglia, gli elmi in metallo, le spade in acciaio, era considerata una necessità. In particolare spendevano una fortuna per i cavalli. I normanni sapevano che delle solide basi militari erano vitali per il controllo delle loro nuove terre. Gli ormai celebri castelli Mott and Bailey erano l'ideale. Formati da un terrapieno e da costruzioni in legno, venivano costruiti in un lampo. Queste semplici costruzioni rispondevano a diverse esigenze. Erano rifugi difensivi, basi da cui lanciare un attacco e perfetti centri amministrativi per controllare la popolazione indigena. Alle soglie del nuovo millennio, l'Europa fu interessata da uno strano risveglio religioso. La corruzione tra monaci e vescovi era diventata endemica. Il papato continuava a dare scandalo.
Le prime richieste di riforma partirono proprio dai monasteri della Francia, compresi quelli normanni. Un tempo saccheggiata dai norvegesi, ora Bec riacquistava prestigio grazie ai loro discendenti che ne alimentarono lo zelo riformatore. Purificati dalla corruzione e dalla dissolutezza, i monasteri attiravano come magneti i più eminenti teologi d'Europa. A Bec approdò l'italiano Lanfranco di Pavia, riformatore e docente straordinario. Grazie al pronto sostegno dei governanti normanni, trasformò questa abbazia misconosciuta e male amministrata in uno dei più grandi centri scolastici del continente. Oggi molte delle sue opere più conosciute sono custodite con deferenza nella biblioteca del monastero. Ma ora sono pochi i volenterosi che si abbeverano alla sua sapienza. Eppure, ai suoi tempi, a Bec accorrevano studenti da tutta Europa. Tra questi, il più autorevole era un altro italiano, Anselmo di Lucca. Più tardi sarebbe salito sul trono di Pietro, passando alla storia come uno dei più grandi papi riformatori. Le sue opere venivano studiate e analizzate in tutto il mondo cristiano. Prima dell'arrivo delle università, i monasteri erano i veri centri intellettuali del continente e Bec era all'altezza dei migliori. Ormai la Normandia aveva subito una trasformazione. Non era più la terra di barbari saccheggiatori, ma un luogo in cui i governanti mettevano le proprie ricchezze a disposizione dei teologi, della chiesa, delle arti e della cultura. Un secolo dopo Rollone, i normanni non sembravano più norvegesi, persino nella lingua. Avevano abbandonato il paganesimo e la pirateria, diventando cristiani. Non parlavano più una lingua scandinava, ma il francese. Stavano diventando francesi. I cronisti forgiavano miti sul loro lontano passato per un preciso motivo. Era su questi miti che si fondava la nascita della loro nazione. Una nazione prescelta, come sempre, dall'Onnipotente. Ben presto questo popolo avrebbe conosciuto il suo più grande leader, eppure le circostanze della sua nascita sono piuttosto ingloriose. L'allora duca Roberto, residente a Falaise, non riuscì a resistere al fascino della figlia di un agricoltore locale. La ragazza partorì il suo bastardo, Guglielmo. Roberto morì di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa. Suo figlio Guglielmo non aveva nemmeno 7 anni. Grazie alla protezione degli alleati del padre e della famiglia della madre, il bambino riuscì a sfuggire a numerosi attentati alla sua giovane vita. Durante i suoi primi anni, diversi cospiratori misero in discussione il suo diritto di successione al padre. Per Guglielmo il grande problema era il fatto di essere illegittimo. Sua madre era la concubina del padre, non erano sposati. Questo era il motivo addotto da molti pretendenti, e dai suoi zii in particolare, per opporsi alla sua ascesa al titolo di duca. Ma per fortuna, anche grazie al sostegno della famiglia di sua madre, gli zii paterni non riuscirono mai a estrometterlo dalla successione. Mostrando una determinazione impressionante in un ragazzo così giovane, Guglielmo era deciso a superare ogni ostacolo. Ben addestrato all'uso della spada e nelle tattiche della guerra cavalleresca, diventò uno dei più grandi militari dell'Europa medioevale. Ne aveva bisogno. Potenti dinastie premevano alle frontiere della Normandia, mentre all'interno di quegli stessi confini doveva guardarsi da potenti baroni. All'età di 18 anni, Guglielmo comandò il suo esercito per la prima volta, qui, a Valle d'Un.
Col sostegno del re di Francia, affrontò i baroni in rivolta, sbaragliandoli. Il biografo di Guglielmo scrive che il re e il duca, impavidi davanti alla forza dei nemici, inflissero loro una sanguinosa sconfitta. Il giovane Guglielmo stava già mostrando una crudeltà di cui Rollone sarebbe stato fiero. Seguì una serie di battaglie. In tutte il giovane emerse vincitore. Agli occhi dei suoi nemici era invincibile. Sviluppò nuove strategie belliche. Si fingeva sconfitto per poi sorprendere gli avversari quando meno se l'aspettavano, cogliendoli impreparati. Un mese dopo l'altro, Guglielmo consolidò i confini della Normandia, ridimensionando i potenziali aggressori, tra cui l'alleato di un tempo, il re di Francia. Ma era a causa delle pressioni interne che il ducato rischiava di disintegrarsi. Il castello di Caen incarna la determinazione del condottiero deciso a imporsi. Era un centro di potere, una dimostrazione di forza. Invincibile sui campi di battaglia, impareggiabile nella strategia militare. E la dea bendata gli fece un altro dono prezioso, sua moglie Matilde. Guglielmo scelse bene la sua sposa, una bella giovane donna, figlia del potente conte delle Fiandre. Ma c'era un problema. La Chiesa aveva elaborato rigide leggi per regolamentare i matrimoni nell'ambito di una stessa famiglia. In base al codice, i cugini Guglielmo e Matilde non potevano sposarsi perché consanguinei. Così diceva il Papa. Ma Roma fu placata con la costruzione di due grandi abbazie a Caen. Un magnifico monastero per uomini. E per Matilde, che aveva sempre desiderato prendere i voti, un convento femminile altrettanto splendido. All'epoca, Guglielmo non avrebbe mai immaginato che la moglie avrebbe passato buona parte degli ultimi anni della sua vita in quell'edificio. La donna fu sepolta nella chiesa costruita dal marito. Guglielmo il Conquistatore era un guerriero di grande abilità. Sapeva combattere, questo è certo, altrimenti non avrebbe vinto la battaglia di Hastings. Era un leader autorevole, spesso violento, come possiamo constatare, ma era anche un politico molto capace. In pratica ha creato dal nulla la cittadina di Caen, raggruppando diversi piccoli villaggi attorno al castello e alle due abbazie che lui stesso ha fatto costruire. La sua è già una visione strategica, urbanistica, della città. Una parte fondamentale della strategia normanna rimaneva l'espansione territoriale. E a Guglielmo faceva gola l'Inghilterra. Un paese anglosassone popolato da circa 2 milioni di abitanti, metà dei quali poco più che schiavi. Parliamo di umili contadini, la materia grezza con cui altri scrivono la storia. Gli altri, in questo caso gli aristocratici, avevano sviluppato un'efficace macchina amministrativa per gestire il paese che prevedeva l'imposizione di una tassa remunerativa. L'imposta fondiaria, o geld, aveva fatto di questo paese uno dei più ricchi in Europa. Era questo il trofeo a cui Guglielmo ambiva. Un regno ordinato e ricco, grande 4 o 5 volte il Ducato di Normandia. Una tentazione irresistibile. Guglielmo era interessato all'Inghilterra per le stesse ragioni che avevano interessato le precedenti generazioni scandinave. Grazie a un sistema amministrativo molto efficiente, qualsiasi re d'Inghilterra poteva ottimizzare
la raccolta delle tasse a lui dovute in una maniera molto efficiente. E nessun'altra nazione dell'Europa occidentale poteva contare su un sistema altrettanto efficace. Dunque, quando diciamo che Guglielmo era interessato al trono inglese, non parliamo in realtà del titolo di re, quanto piuttosto della possibilità di mettere le mani su tutta quella ricchezza. L'Inghilterra anglosassone era alle prese con una crisi di successione, anche se, stando alla versione dell'arazzo di Bayeux, il trono era chiaramente stato promesso a Guglielmo. E in effetti le sue rivendicazioni erano fondate. Era il cugino di Edoardo il Confessore, il sovrano in carica, il suo parente più prossimo. Ma mettere le mani sul trono non era semplice. C'erano altri pretendenti, tutti, proprio come Guglielmo, di origini vichinghe. Tutti determinati alla conquista del regno. Per l'agonizzante Edoardo, il 1066 era iniziato col completamento del progetto a lui più caro, l'abbazia di Westminster. Il sovrano non poteva immaginare che l'unica cerimonia a cui avrebbe partecipato in questa chiesa, splendidamente progettata da architetti normanni, sarebbe stato il suo funerale. Prima della fine di gennaio, Edoardo moriva e con lui si interrompeva la dinastia dei re anglosassoni. In fretta e furia, col corpo ancora caldo, il suo genero Harold Godwinson fece predisporre nell'abbazia una cerimonia di incoronazione, la propria. Fu così che Aroldo II divenne re d'Inghilterra. E nell'abbazia erano molti a sostenerlo. Tutta l'aristocrazia anglo-danese era schierata al suo fianco. Ma l'ascesa al potere di Aroldo spinse i suoi rivali a intervenire. Primo tra tutti, Guglielmo il Bastardo, duca di Normandia. Secondo Guglielmo, Aroldo gli aveva giurato fedeltà sostenendo le sue pretese al trono. Quello che era accaduto era inaccettabile e il normanno chiese subito il sostegno papale, ottenendolo. La comparsa nel cielo della cometa di Halley per una settimana era di cattivo auspicio per Aroldo. La chiamata alle armi di Guglielmo lo era ancora di più. Un esercito di 7.000 uomini si radunò nel porto di Dives-sur-Mer, vicino Caen. Non tutti erano normanni, circa un quinto proveniva dalle province limitrofe, Bretagna, Fiandre, Artois e Piccardia. L'intera campagna fu preparata meticolosamente. Fu costruita una flotta di almeno 700 navi. Ma nonostante fosse tutto pronto, Guglielmo preferì aspettare. Il brutto tempo e le sue spie inglesi lo invitavano alla prudenza. Era ben consigliato, perché dal mare del nord arrivò uno dei più pittoreschi pretendenti al trono, il mitico re di Norvegia Harald III Sigurdsson, un vero gigante che aveva ucciso un leone a mani nude e intendeva far fare la stessa fine anche ad Aroldo. Nonostante l'imminente minaccia di Guglielmo a sud, Harald andava fermato subito. Le due forze si affrontarono a Stamford Bridge, nello Yorkshire. Si fa fatica a credere che qualcosa del genere sia potuto accadere qui, sulle sponde del fiume Derwent. Eppure il 25 settembre 1066 fu teatro di un massacro sanguinoso. Una freccia trafisse Harald in piena gola. Senza una guida, il suo esercito vichingo fu fatto a pezzi. Bastarono appena 24 delle 300 navi della flotta norvegese per riportare a casa i pochi sopravvissuti. Nel frattempo, Guglielmo preferì restare in attesa, continuando a parlare coi suoi soldati. Poi, la sera di giovedì 28 settembre, prese il mare. Thank you.
Non si era mai vista una simile forza di invasione. La nave di Guglielmo guidò la flotta durante la traversata, approdando in mattinata nella baia di Pevensey. Dopo lo sbarco, le truppe normanne ringraziarono l'Onnipotente per il suo sostegno e si dedicarono a grandi festeggiamenti. Finita la festa, Guglielmo terrorizzò le zone circostanti con una versione medioevale dell'operazione Shock and Awe. Come sempre, le prime vittime furono degli innocenti, una madre e un figlio in fuga. Recuperate a stento le forze dopo la battaglia di Stamford Bridge, ora Haroldo e il suo esercito dovevano affrontare un viaggio di 400 km verso sud. Lo completarono in appena 12 giorni. Di fronte si trovavano una delle più potenti macchine da guerra d'Europa, l'esercito normanno, composto da fanti, arcieri e cavalieri. I cosiddetti destrieri non erano cavalli come gli altri. Ognuno aveva caratteristiche uniche. Doveva essere forte abbastanza da galoppare con in sella un uomo in assetto da guerra. Doveva essere alto abbastanza da riuscire a sovrastare la fanteria del nemico. Doveva essere calmo per non lasciarsi innervosire dal fragore della battaglia. Doveva essere abbastanza coraggioso da continuare a combattere anche dopo essere stato ferito. E doveva essere abbastanza aggressivo non soltanto per scalciare e mordere, ma per prendere attivamente parte agli scontri. Alle 9 di sabato 14 ottobre, le due forze si scontrarono a Battle Hill, nei pressi di Hastings. Ostentando il vessillo papale, Guglielmo avanzò lentamente, seguito dalla sua cavalleria. Le truppe esauste di Haroldo, arrivate a piedi, formarono una barriera di scudi. I normanni presero l'iniziativa con i loro arcieri. Aveva inizio una delle più grandi battaglie nella storia medioevale. La cavalleria normanna partì alla carica, ma senza grande efficacia. La pendenza della collina complicava la vita persino ai cavalli. Sin dall'inizio le truppe di Guglielmo non ebbero vita facile. I normanni avevano probabilmente la migliore cavalleria d'Europa, ma gli uomini di Haroldo disponevano di un'arma potente. Quest'ascia da battaglia era l'arma per eccellenza dei soldati anglosassoni. Una di queste asce, con un sol colpo, poteva abbattere non soltanto il cavaliere, ma anche il cavallo. Era davvero un'arma devastante. La confusione regnava sovrana. Si sparse la voce che Guglielmo fosse stato ucciso. La prima fase fu un indiscutibile trionfo degli inglesi. Scoraggiati, i normanni erano sul punto di capitolare. Poi Guglielmo riemerse dal caos, rimontò in sella e spronò le sue truppe al grido di «Con l'aiuto di Dio vinceremo!». Agli occhi dei suoi soldati sembrava davvero invincibile. Incoraggiati dal ritrovato entusiasmo, i normanni caricarono il nemico a più riprese, ancora e ancora e ancora. Per tre volte il duca perse il suo destriero. Per tre volte ne trovò un altro. Sapeva che le selle e le finiture erano identiche su tutti i cavalli. Se osserviamo le selle, possiamo notare che erano incredibilmente profonde. La ragione è che il cavaliere non poteva essere disarcionato con facilità. La parte anteriore e posteriore della sella lo aiutavano a mantenere la posizione eretta. Un'altra delle caratteristiche descritte nell'arazzo sono queste lunghe, lunghissime staffe che consentivano al guerriero di restare praticamente in piedi e di disporre dello spazio per menare un fendente con la spada o affondare la lancia. I cavalieri normanni impiegavano la lancia in tre modi. Sopra braccio per affondarla di punta, sotto braccio, tecnica efficace contro fanti fermi in posizione, o per ultimo la tecnica della lancia in resta, vale a dire tenuta sotto braccio, che era stata sviluppata nell'XI secolo proprio per disarcionare i cavalieri avversari.
la battaglia si stava rivelando come la più imponente e lunga della storia inglese. L'enorme vantaggio della cavalleria normanna veniva eroso. Gli inglesi avevano la vittoria in pugno, finché Guglielmo non fece ricorso alla vecchia strategia della finta ritirata. Ordinò alle sue truppe di fare dietro front, dando l'impressione di fuggire. Non era qualcosa di improvvisato, era una tattica che aveva già usato prima e in pratica Guglielmo aveva ordinato ai cavalieri, ai fanti e ai suoi arcieri di caricare gli inglesi, salvo poi fare dietro front come se stessero fuggendo, spingendo i nemici ad abbandonare le loro posizioni difensive che fino a quel momento si erano rivelate vincenti. Ma appena gli inglesi scesero a valle, i normanni si voltarono e li decimarono. Sentendo profumo di vittoria, più di un migliaio di inglesi ruppero le file per inseguire i normanni in rotta. Un errore fatale. Al comando di Guglielmo, la cavalleria normanna accerchiò le disordinate truppe di Aroldo, massacrandole. Dopo più di 8 ore sul campo di battaglia, gli inglesi si videro sfuggire la vittoria di mano. Siamo cresciuti nella convinzione che questa parte dell'arazzo ci mostri Aroldo ferito a morte da una freccia conficcata nell'occhio. Oggi alcuni storici contestano questa versione. Questo, dicono, non è Aroldo. La sua vera descrizione è la figura sventrata da un cavaliere normanno. La verità è sfuggente, la sua morte una certezza. Secondo la cronaca anglosassone, questo per l'Inghilterra fu il giorno del destino. Un disastro fatale per il nostro amato paese. Aroldo era morto. L'Inghilterra aveva un nuovo re e un nuovo futuro. Guglielmo aveva giurato che se Dio gli avesse concesso la vittoria, per ringraziarlo avrebbe fatto costruire una grande abbazia proprio sul punto della morte di Aroldo. La tomba è qui, l'abbazia qui, costruita nella gioiosa convinzione che sin dai tempi di Rollone il Signore fosse sempre dalla parte dei suoi servitori, i normanni. Il giorno di Natale del 1066, l'abbazia di Westminster era gremita per l'incoronazione di Guglielmo, il nuovo re d'Inghilterra. Fuori, le truppe normanne furono dislocate per mantenere l'ordine per ogni evenienza. L'atmosfera era tesa. Dentro, la chiesa era piena di dignitari inglesi e normanni. La cerimonia fu condotta in inglese e francese, e quando la corona fu posta sulla testa di Guglielmo, assiso sul trono, ci furono grida di acclamazione. All'esterno, gli irascibili soldati normanni credettero che fossero gli inglesi a urlare la loro disapprovazione nei confronti del loro amato duca, che era visibilmente nervoso e piuttosto insicuro. Ad aumentare la confusione contribuì il fumo di un incendio scoppiato per caso che cominciò a penetrare nell'abbazia. Quando le fiamme divamparono, il fumo si fece più denso e tutti si precipitarono fuori dall'abbazia temendo per la propria vita. L'intera cerimonia degenerò nel caos e solo pochi preti e vescovi rimasero all'interno per concludere frettolosamente il rituale. L'inizio del regno di un sovrano straniero sull'Inghilterra non fu certo memorabile. Il paese nel frattempo si trovò a contemplare la brusca fine di un'epoca e il minaccioso inizio di un'altra. A Hastings, il fior fiore della nobiltà e della gioventù inglese giaceva sul campo di battaglia. Sulla cronaca anglosassone si legge: ora l'Inghilterra è la dimora di forestieri.
Alla vittoria normanna a Hastings seguì con sorprendente rapidità la conquista del paese. Nei primi 20 anni di regno, Guglielmo costruì più di 500 castelli Mott and Bailey. Con altrettanta rapidità, convertì molti di quelli più importanti in imponenti strutture in pietra, come a Dover. Da qui soggiogò le campagne circostanti con un regime di terrore. Molti villaggi furono distrutti, gli abitanti massacrati, solo per dare un esempio ai loro vicini. Per proteggere la capitale, fu avviata la costruzione della famigerata Torre di Londra. I nuovi arrivati, scrive qualcuno sulla cronaca anglosassone, divorano le ricchezze e le viscere dell'Inghilterra e non c'è speranza che la sventura possa arrestarsi. Il nuovo regno apportò anche altri cambiamenti. La conquista normanna ha cambiato la mentalità degli abitanti delle isole britanniche. Mentre il popolo inglese si era sempre considerato un popolo del nord e si sentiva più affine agli abitanti della Danimarca o della Norvegia, dopo la conquista da parte dei normanni fu costretto a volgere lo sguardo a sud, a Londra, al sud-est dell'Inghilterra, alla Normandia naturalmente e ancora più a sud, verso la Francia. Gli imponenti bastioni del castello di Rochester che vediamo oggi sono opera di diverse generazioni di costruttori. Ma fu Guglielmo ad avviarne la costruzione nell'ambito della sua politica repressiva. Il leader considerava il sud-est fondamentale. Centri come Rochester erano la dimostrazione che nessuna resistenza sarebbe stata tollerata. Il nord d'Inghilterra manteneva lo sguardo proiettato al mare del nord. Doveva ancora fare i conti coi nuovi governanti stranieri e quando Guglielmo vi si recò nel 1068 non incontrò molta resistenza. Poi nel gennaio seguente si udirono i primi squilli di rivolta. I signori del nord presero l'iniziativa e massacrarono le truppe normanne di stanza a Durham. La risposta di Guglielmo fu violentissima. Lui e i suoi cavalieri distrussero sistematicamente gli avversari. Le case furono bruciate, il cibo e le provviste sequestrati. Le terre furono devastate. Il risultato, una disastrosa carestia durante la quale il grosso della popolazione dello Yorkshire patì la fame, morì o dovette trasferirsi. L'aristocrazia anglosassone era stata messa in ginocchio dall'episodio più spregevole del regno di Guglielmo. York fu decimata, ma la sua chiesa, fulcro della comunità religiosa del nord del paese, venne risparmiata. Tuttavia, non si poteva certo ignorare che le istituzioni religiose come York possedevano più di un sesto della ricchezza del paese. La soluzione di Guglielmo fu straordinariamente semplice. Fece arrivare preti normanni. A York l'arcivescovado era vacante. Il re colmò la lacuna nominando come nuovo arcivescovo un canonico di Bayeux. Un presagio di un futuro imminente. La sua persecuzione del nord dimostrava ancora una volta il vecchio detto secondo cui i normanni erano pessimi cristiani, ma abili servitori della Chiesa. Durham dimostrò fino a che punto. Guglielmo profuse le ricchezze appena acquisite costruendo chiese e castelli progettati da architetti normanni. I progetti di questi artigiani erano ambiziosi e innovativi, il meglio dell'architettura dell'epoca. Le vecchie e semplici chiese anglosassoni furono abbattute, sostituite da edifici normanni. In effetti, il numero di grandi chiese costruite prima del 1100 è davvero impressionante. Restano il più grande testamento vivente del regno di Guglielmo. Ora l'obiettivo politico era l'espropriazione e la distruzione della struttura di potere preesistente nello Stato e nella Chiesa.
Dopo Hastings, Guglielmo possedeva tutta l'Inghilterra, ogni centimetro quadrato. La distribuì ai suoi alleati normanni, che non vedevano l'ora di essere ricompensati per il loro appoggio. Nel giro di 20 anni si spartirono tra loro praticamente tutte le terre disponibili nel paese. Per gestire oculatamente i suoi nuovi possedimenti, Guglielmo preannunciò di voler censire ogni appezzamento di terra esistente nel regno. Il risultato? Il Domesday Book. Per uno storico del Medioevo, queste noiose annotazioni di carattere amministrativo costituiscono un vero e proprio tesoro. Viene elencato ogni proprietario terriero. Il trasferimento di possedimenti è impressionante. All'epoca soltanto 2 dei feudatari del re erano ancora inglesi. L'Inghilterra fu completamente soggiogata dai nuovi arrivati. Quando Guglielmo diede ordine di inventariare tutto il paese con i 2 manoscritti del Domesday per capire che cosa stava succedendo, qualcuno scrisse: «Nulla fu lasciato fuori, fino all'ultima vacca, fino all'ultimo maiale». Volevano un elenco di tutto ciò che c'era, perché ora apparteneva a loro. Era come fare l'inventario di una proprietà. L'Inghilterra era la loro nuova proprietà, un luogo dove stabilirsi, acquisire terre e donarle agli alleati. Il paese era completamente sottomesso e fu solo per caso che l'Inghilterra non si trasformò completamente, finendo per parlare persino il francese normanno. E la casa di Guglielmo rimaneva la Normandia. Tutti i suoi sostenitori normanni, a cui furono assegnate terre inglesi, mantennero i loro feudi al di là della Manica. In pratica, Guglielmo aveva ricchezze in abbondanza. Controllarle non era semplice. Ancora una volta diede prova di grande energia e saggezza. Inoltre, Guglielmo aveva una qualità molto rara per l'epoca. Si fidava delle donne e soprattutto della moglie, la regina Matilde, che gestiva il ducato di Normandia, mentre il sovrano era in Inghilterra. Qualcosa di davvero straordinario, anche se non si tratta di femminismo ante litteram. È semplicemente una presa d'atto del ruolo delle donne nella strategia politica. Nella Chiesa, naturalmente, le donne non rivestivano ruoli di potere, ma qui a Canterbury, come a York nel nord, Guglielmo introdusse cambiamenti radicali. Era deciso a eliminare le residue influenze anglosassoni nella Chiesa e fece insediare come arcivescovo l'abate di Bec, il grande teologo Lanfranco di Pavia. Il più potente centro religioso del paese era ora in mani straniere. Entro il 1096 non c'era più un solo vescovo o abate che fosse inglese, ma qualcosa era sopravvissuto. Summer is coming in. Questa è la più antica canzone folk esistente in lingua inglese. Una canzone popolare. La lingua era sopravvissuta. E fu proprio il popolo a mantenerla in vita. La gente comune che nel proprio paese non aveva alcun potere. Ora erano gli unici a parlarla, ma era una lingua che sotto l'influenza della nuova aristocrazia straniera, che parlava solo francese, stava per subire profondi cambiamenti. Un'influenza evidente ancora oggi. Si ritiene che a partire dal 1066, per i successivi 200 o 300 anni, la lingua inglese abbia assorbito tra le 10 e le 12.000 parole francesi. Allora l'inglese aveva un numero di vocaboli compreso tra 20 e 30.000, quindi una buona metà dell'idioma locale fu soppiantata. Alla popolazione furono imposti nuovi termini e molte parole inglesi andarono perdute. Non le fondamenta. La cosa straordinaria è che le fondamenta della lingua, l'inglese antico, sopravvissero nonostante tutto e rimangono vive ancora oggi nell'inglese globale.
verbalizzato. Ciò nonostante, è fuori di dubbio che il francese sembrava soppiantarlo. Dovunque sembrava avere la meglio, arrivarono molti termini militari. Armata è una parola francese, come arciere, soldato e anche guarnigione. C'erano i termini che avevano a che fare con l'autorità. Corte, nobiltà, trono derivano dal francese. Fu introdotto il sistema feudale e poi c'è la giustizia. Arresto è una parola francese, come prigione, giudice, giuria. Il francese era dappertutto. Ed erano parole che bisognava sapere, perché prima o poi bisognava farci i conti, proprio come non si potevano ignorare le istituzioni e le cattedrali degli invasori. I normanni introdussero il vocabolario e le strutture amministrative. Ora l'Inghilterra era un paese completamente soggiogato. Gli invasori erano riusciti a conquistare l'intero territorio e le sue istituzioni. Ma il re straniero, Guglielmo, in patria restava un semplice duca. Oltre Manica, il potere supremo restava nelle mani del re di Francia. La Chiesa riconosceva e appoggiava solennemente il concetto di monarchia in tutto il mondo cristiano. La monarchia era sacra e tutti i titoli di Guglielmo in Normandia, conte, marchese, duca, erano subordinati a un potere più grande, quello del re. La sacra dinastia dei re francesi ricordava a tutti, Guglielmo compreso, che c'era un regno di Francia di cui la Normandia era solo una parte. Ma in realtà, fino a che punto il re era davvero potente? Il suo potere era considerevolmente ridotto. Regnava solo sull'Île-de-France, aveva un esercito modesto e Parigi e la Normandia erano separate solo da una grande pianura. I normanni avrebbero potuto attaccare la capitale in qualunque momento. Perciò costituiva un serio problema per il re vedere la Normandia e l'Inghilterra come una cosa sola. Guglielmo, ora re d'Inghilterra e duca di Normandia, attraversava spesso la Manica, mantenendo un saldo controllo su entrambi i suoi vasti possedimenti. Ma durante la repressione di una rivolta sul confine normanno, fu sopraffatto da un malore dovuto a un eccesso di carne e pesce nella sua dieta. Per Guglielmo, trasportato a Rouen, ormai non c'era più nulla da fare. Il suo corpo obeso fu infilato a forza in un sarcofago nel suo monastero a Caen. Fu una scena grottesca. Il cadavere fuoriuscì dal sarcofago, che era troppo piccolo, e riempì la chiesa di un odore nauseabondo. Il funerale del più grande re del suo tempo degenerò nella confusione e nel ridicolo. Nei secoli a venire, la sua tomba fu saccheggiata più volte. Tutto ciò che resta è una semplice lastra di marmo. Sotto c'è l'unica cosa risparmiata dai saccheggiatori: un osso, un femore.